Ma diciamo la situazione è una situazione che, considerando i numeri che abbiamo, Napoli è una delle città che ha accolto più ucraini a livello nazionale, una situazione che io considero positiva perché c'è stata una grande risposta, soprattutto un'organizzazione che ha, diciamo, grazie anche al lavoro che ha fatto l'assessore Trapanese, che ha messo in campo molte strutture del terzo settore che hanno garantito l'accoglienza, anche la parte sanitaria con un grande impegno della regione. La parte scolastica su cui stiamo molto lavorando mi sembra che vada nella direzione giusta. E ieri c'è stata un'ulteriore riunione con i vertici della Protezione Civile nazionale e quindi stiamo valutando insieme anche a livello nazionale quali sono i provvedimenti che possono essere più utili. E è chiaro che molto dipende dai tempi, quindi capire quale sarà l'andamento della guerra, perché molte ucraine sono ancora ferme in Polonia e dobbiamo capire se si muoveranno verso l'Europa o rientreranno in territorio ucraino. Quindi sono attesi altri arrivi? E dipende perché se ci sarà un prolungamento della guerra, molti si sposteranno poi dalla Polonia e andranno più verso Italia, Francia, Germania. Se invece, come mi auguro, si raggiungerà una situazione di pace, poi rientreranno nei loro territori.